Tutta la comunità di Carrè si è fermata ieri, chi per presenziare alle esequie e chi per un pensiero intimo, una preghiera in omaggio alla memoria del Baffo, un uomo conosciuto in paese come lo storico titolare e banconiere di un negozio di alimentari prodotti tipici veneti che un po' tutti da queste parti hanno frequentato. Dal Baffo, appunto, Antonio Zironda, 75 anni, persona genuina ad altri tempi, legatissimo al suo nomignolo, legato al vezzo dei Baffi onnipresenti, è mancato nei primi giorni dell'anno, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e tanta nostalgia tra i cittadini originari di Carrè, di cui lui stesso è stato una memoria storica fino a pochi giorni fa. Viveva a Piovene Rocchette, il comune confinante, è stato ben più del salumiere di fiducia per tanti clienti provenienti da più località nell'Alto Vicentino, come testimoniano i messaggi d'affetto apparsi nei giorni scorsi sui social, ma anche un musicista, membro a lungo di un'orchestra che ha fatto ballare generazioni. Nel pomeriggio di ieri si è celebrato il funerale ospitato nella chiesa arcipretale ai piedi del Monte Summano.